Attenzione, quando comparirà questo simbolo nel video, ricordatevi che la soluzione che vi sto proponendo non fa miracoli. Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di quella che secondo me è una delle più grandi camere da portare con sé. Ossia, torniamo a parlare della GoPro, ma questa volta ne parliamo in modo diverso. La GoPro è la action cam più conosciuta al mondo ed è, secondo il mio modesto parere, la miglior action cam che possa esistere sul mercato. Sia per il rapporto qualità-prezzo, sia per la vastità di accessori che troviamo grazie alla sua estrema compatibilità che ha avuto negli anni il famoso attacco GoPro. Tanti utilizzano la GoPro sia per lavoro, un utilizzo più tecnico, quindi come punto di vista largo, molto spesso utilizzata per realizzare timelapse, e tanti di voi la comprano per portarla con loro in vacanza. Secondo me questa camera è molto di più. Questa camera può essere considerata un vero e proprio strumento creativo. E quindi oggi voglio svelarvi 8 cose da sapere per creare grandi racconti con la GoPro. Iniziamo dal punto numero 1, gli accessori. Come detto nell'introduzione, gli accessori GoPro, di accessori per la GoPro ne esistono tantissimi, sia originali che compatibili. E naturalmente i compatibili parliamo dei mallopponi cinesi, quelli là che su Amazon ti vendono un kit con tantissimi di quegli accessori che realmente non utilizzerete mai, ma che è bene avere nel caso in cui uno voglia sviluppare una creatività enorme all'improvviso. La GoPro nasce come action cam, quindi nasce come camera d'azione per portarla sott'acqua, per chi fa snorkeling, per chi fa immersione fino ai 40 metri, per chi si mette su una motocicletta, la vuole attaccare su un casco. Insomma, di utilizzi ce ne sono tantissimi e quindi abbiamo anche tantissimi accessori. Come detto, esistono quelli originali e quelli compatibili. Quelli originali, naturalmente, hanno una qualità nella realizzazione superiore, ma tante volte il costo di quegli accessori è davvero troppo rispetto a quello della concorrenza compatibile. Ed è quindi bene imparare a riconoscere quali sono i prodotti da acquistare necessariamente originali e quali sono quelli da acquistare e quelli che si possono acquistare compatibili. Di sicuro, per realizzare il proprio zaino da portarsi con sé durante le vacanze per realizzare video con la GoPro, c'è bisogno di almeno di un elenco di accessori da avere sempre con sé. E quindi partiamo subito da una GoPro. Io utilizzo la GoPro Hero 5 Black, ma nulla toglie di poter utilizzare una Session o addirittura una Hero 4 Black, perché la Hero 4 Black è ancora considerata uno standard e infatti la qualità è pressoché la stessa. Oddio, questa qua ha qualche funzione in più, però possiamo andare oltre. Arriva uno degli accessori per me fondamentali, il Gorillapod. Gorillapod nella versione action. E Gorillapod è un treppiedi snodabile fantastico, è uno di quei prodotti che una volta che l'avete provato non lo cambierete mai. Infatti io ho preferito comprare questo, che costa addirittura di più di un treppiedi della GoPro, perché questo è snodabile, possiamo attaccarlo dove vogliamo e in più, avendo questa struttura, possiamo dargli qualsiasi forma noi vogliamo. Quindi se vogliamo utilizzarla come pole, quindi come bastone per attaccarci la GoPro sopra e riprenderci, lo possiamo fare. Oltre a questo passiamo alla pole che secondo me è indispensabile da avere, e questo per esempio è uno degli accessori da comprare compatibili, perché le pole GoPro sono fondamentalmente di plastica anche loro ed hanno un costo che varia tra i 60 e gli 80 euro. Parliamo quindi del 3-way, una pole piccolina che si estende in tre parti e il... ce n'è un altro di cui non ricordo il nome, ma tanto di sicuro ve lo metto qui in descrizione, che è un coso, una polla enorme da 70 60 cm, una cosa del genere, se ricordo bene, il gran qualcosa, ve lo metto in descrizione, ma costa quasi 70 euro, quindi non so, io ne ho comprata una su Amazon davvero economica, ma molto ben fatta. Per la GoPro, chi ha la versione 5 dovrà acquistare il case subacqueo, quindi la custodia per andare sott'acqua. È vero che questa GoPro, questo modello è impermeabile fino ai 10 metri, ma tutta questa gran fiducia di infilare questa in acqua così com'è, un pochino mi passa la voglia, non perché si bagni e entri l'acqua all'interno, è semplicemente il mio pensiero è quando esco dall'acqua, se sono in acqua salata, dopo dovrò andare a risciacquare ogni volta sotto acqua dolce la GoPro, mentre con un case sto più tranquillo prima di tutto quando sono in acqua, e seconda cosa, non ho problemi una volta uscito dall'acqua salata, anche se si sporca di sabbia, dopo vado a casa, lo metto sotto l'acqua e lo pulisco. E questo, il case, è uno degli accessori da comprare originali. Ce ne sono tantissimi compatibili, tantissimi che funzionano a dovere benissimo, ma secondo il mio parere il case subacqueo va comprato originale.
Certo, costa un tantinello rispetto a quelli compatibili, ma ne vale la pena. Poi per un'intera giornata fuori ci vogliono le batterie, quindi diciamo che ne abbiamo due, una in camera e una da portarci dietro sempre pronta e carica. E naturalmente anche un caricabatterie della Patona che permette di caricare due batterie contemporaneamente. Io in verità nello zaino ne ho messa anche una terza. Sapete com'è, non si può mai sapere. E naturalmente dopo le batterie ci vuole un power bank. Power bank perché se siamo tutta la giornata fuori e facciamo tantissime riprese, tantissime fotografie, probabilmente le tre batterie non basteranno. Anche solo avere la GoPro con la funzionalità di connessione attivata, quindi che trasmette il segnale al nostro cellulare, può consumare batteria. E potrebbe capitare, anche se noi non la utilizziamo, che la macchina abbia un leggero drain e quindi ci porti a terminare batterie velocemente. Quindi avere un caricabatterie con sé una power bank bella grande, io ne ho una da 20.000 mAh che metto nello zaino, è sempre cosa buona e giusta. Naturalmente abbiamo bisogno di schede di memoria. Io ne porto sempre con me una da 32 GB che porto sempre in camera da 1000x, quindi molto performante, e una un po' meno performante e meno capiente che serve soltanto da muletto, quindi nel caso in cui abbia registrato talmente tanto devo continuare a registrare, ne ho una di scorta che posso utilizzare. E naturalmente vicino alla micro USB serve un adattatore ed un portatile. Io il portatile lo porto con me, ma non lo utilizzerò per lavorare, ma soltanto per backupare il materiale, perché sono un fissato del backup, quindi sono uno di quei data manager che rompono le scatole sull'organizzazione dei file, la duplice copia, triplice copia, una spedita via mail, l'altra spedita via posta, l'altra spedita via terra e un'altra invece sempre con me, perché altrimenti perdo tutto il materiale. Non pensiate che io sia schizofrenico, è semplicemente il mio mestiere. Ci vuole qualche giunto extra, giusto per attaccarlo vicino agli accessori, per avere qualche angolazione un pochino più particolare, tanto sono piccoli, si possono infilare nello zaino delle varie tasche. Pinza per lo zaino, questa è un must have da avere. Di sicuro vi capiterà di camminare, fare delle passeggiate, non volete stare sempre con la GoPro in mano, perché il bello della GoPro è il fatto che voi potete agganciarla dove volete, grazie a tutti i mille supporti che si trovano sul mercato, e poter registrare senza doverla toccare fondamentalmente. Questa pinza, quando ho scoperto il suo funzionamento, perché non era facile, non ci sono arrivato dopo un po' di tempo, e mi si è accesa la lampadina, è una pinza che va messa vicino alla bretella dello zaino e voi l'avete sempre al petto, come se aveste il chest plate mount di GoPro, però senza avere le cinghie attorno. Specialmente poi d'estate perché fa caldo, quindi io ora già sto sudando. E poi naturalmente ci vuole uno zaino. Io ho scelto un manfrotto che ho da tantissimo tempo, è un monospalla manfrotto che amo per come è realizzato i materiali di costruzione. Non so se è ancora in commercio, se lo trovo ve lo linko in descrizione. Questo era il punto numero uno. Ora passiamo al punto numero due. Essere sempre pronti a girare. Il bello della GoPro, come detto poco fa parlando degli accessori, è il fatto che possiamo indossarla e averla sempre accanto a noi, pronti per girare o addirittura mentre stiamo già girando. Ed è questo uno dei segreti fondamentali per raccontare la vostra storia, ossia essere sempre pronti, averla sempre a portata di mano, quindi averla sempre pronta, carica, basta tirarla fuori, grazie alla GoPro Hero 5 che ha la funzione che una volta premuto il tasto di registrazione, dopo 2 secondi parte la registrazione, nelle ultime impostazioni che abbiamo settato, siamo pronti già a girare, e questo è fondamentale per cogliere i momenti più importanti, oppure avete visto un bellissimo scorcio, un'alba, oppure state cadendo e volete riprendervi mentre cadete. Se siete abbastanza veloci riuscite a riprendere la caduta e non a salvarvi, quindi così posto in posto. Il terzo punto va leggermente in contrapposizione con quello precedente: raccontare una storia. Ora è fondamentale che quando voi costruite un video abbiate l'idea chiara sin dall'inizio. Cosa significa avere l'idea chiara? Il video che voi state girando deve raccontare qualcosa, deve trasmettere un'emozione. È vero, sì, che grazie alla natura della GoPro noi possiamo registrare e poi dopo montare, quindi registriamo quello che succede e poi dopo andiamo a montare. Ma è fondamentale avere comunque una visione chiara di quello che vogliamo andare a realizzare. E quindi ricordatevi sempre, mentre state girando, che state raccontando una storia. Come processo mentale può essere facile se riuscite a dividere quello che voi volete raccontare in 3 fasi: intro, sviluppo e fine. Questo naturalmente è lo schema più classico del raccontare una storia: c'è un inizio, c'è uno sviluppo della storia, c'è una fine. Una volta che siete riusciti ad entrare in questo leggerissimo schema, possiamo andare a suddividerlo ancora di più: intro, problema, storia, soluzione, fine. Questo invece è lo schema completo di una storia. C'è un intro, c'è la normalità che stiamo vivendo, nasce un problema, come si va a risolvere il problema, cioè trovare tutta la storia per trovare la soluzione,
soluzione al problema, quindi lo risolviamo, e c'è il finale. Quindi, se riuscite a seguire questo schema, racconterete una storia che possa trasmettere almeno il proprio significato. Poi è naturale, se volete trasmettere un sentimento, il cuore dovete mettercelo voi. Punto numero 4, i video brevi. Ragazzi, il vero, i video delle vacanze, uno vuole divertirsi, vuole fare la ripresa, stare sempre con la telecamera in mano, succede una cosa, però c'è qualcuno che poi vi bastona sempre con sta cosa in mano. Eh no, ragazzi, i video devono essere brevi e anche quello che andate a registrare deve essere breve, ragazzi. In teoria, per me, dopo una settimana di vacanza dovete uscire con, esagerando, 20 giga di materiale, esagerando 20-30 giga di materiale. Dovete concepire tutta la storia breve, quindi il video completo dovrà essere massimo 8-9-10 minuti. E in fase di ripresa dovete essere voi bravi a cogliere soltanto i momenti più importanti, quindi non esagerare. Number 5. Amore e odio con tutti i montatori. La musica. La musica è forse la quintessenza, è quel quid in più a tutto quello che noi possiamo creare. Se vediamo un tramonto e mettiamo una musica rock, oppure un pezzo metal, non è detto che renda quello che stiamo raccontando. Cosa stiamo raccontando? Che sta per cadere una meteora? Va bene. Se invece stiamo raccontando il tramonto, la pace dei sensi, l'amore, ci vuole una musichetta o un ukulele. Quindi dovete imparare a differenziare, ad utilizzare bene la musica. Non è detto dovete utilizzare musica di qualche cantante. Basta cercare su Google o su YouTube copyleft, musica copyleft, oppure musica free. Questi termini qui, ci sono tantissimi canali YouTube che mettono a disposizione tracce musicali gratuite, non coperte da copyright. Quindi ascoltatene tante, come fanno i montatori, e scegliete quelle giuste per voi. Punto numero 6. Ricordatevi 3 no. No ai giga, no ai tera, no ai peta. Cosa significa? Non girate troppo materiale. Se state girando troppo materiale vuol dire che non avete capito niente. E se superate dovete andare a comprare un'altra scheda o un altro hard disk più grande, perché altrimenti non ce la facevate a fare il backup, vuol dire che non state seguendo i miei consigli. Riprendere poco ma il giusto. E godetevi la vacanza però, per questo. Punto numero 7. Cambia inquadratura. Allora, la GoPro è uno strumento bellissimo, ma è anche uno strumento difficilissimo, perché è una mono inquadratura, ossia è sempre un grand'angolo. Quindi ragazzi, quando girate un video e volete raccontare una storia, non fate sempre la stessa inquadratura come sto facendo io adesso dai 10 minuti. Cioè, sempre la stessa inquadratura ed io che parlo. Questo tipo di atteggiamento mio nei vostri confronti è giusto perché io sto spiegando qualcosa. Il caso in cui vorreste far capire qualcosa è leggermente diverso. Quindi lo spettatore si scoccia a guardare sempre la stessa inquadratura che dura tanto. Quindi ragazzi, cambiate inquadratura dall'alto, dal basso, da destra, da sinistra. Imparate a costruire uno spostamento, un movimento, create delle composizioni visive. Punto numero 8. Ok, vi ricordate l'asterisco dell'inizio video? Bene, prepariamoci perché sta per arrivare. GoPro è una grande macchina, tanti di voi non la sapranno utilizzare al meglio e quindi la utilizzano in automatico. E questo sta bene perché in tante circostanze, se non si sa usare uno strumento e c'è una cosa importante da riprendere, è meglio utilizzare la funzione automatica, così almeno la ripresa avviene. Ma perché leggermente un passettino avanti, che quindi dopo vuole realizzare qualcosa di un pochino più corposo, avere più possibilità di post-produzione, vi consiglio di attivare il Pro Tune all'interno di la GoPro Hero 5 Black, e se non sbaglio anche la Session lo porta. Il Pro Tune è un sistema che ti permette di poter gestire i parametri manuali della GoPro. Ma non dobbiamo andare a gestire tutti quanti in manuale. E per questo ci sono dei settaggi, che ci sono tantissimi gruppi di settaggi in rete che si possono trovare. Ne ho selezionati due per voi e che li utilizzo anch'io. Partiamo di giorno. Di giorno io vi consiglio di girare a 2,7K a 50 fotogrammi al secondo. Io tendo a registrare, come ben sapete per chi mi segue per i tutorial, a lavorare, sono europeo, lavoro in PAL, quindi giro in 25 e multipli. Quindi non giro mai in NTSC perché si può avere qualche fotogramma in più, tanto alla fine la conversione finale è sempre a 25, quindi in Europa. Io giro a 25 fotogrammi al secondo, quindi girerò al doppio della velocità perché me lo consente la macchina, girerò a 50 fotogrammi al secondo. C'è chi preferisce impostare la macchina in NTSC, quindi registrerà a 60 fotogrammi al secondo, va bene lo stesso. L'importante è ricordarselo dopo quando si andrà in post-produzione. Quindi ricapitolando, 2,7K o HD a 50 fotogrammi al secondo, o per chi utilizza l'NTSC a 60. E campo di ripresa, io utilizzo o il wide o il campo lineare, campo aggiunto nella GoPro Hero 5, e che secondo me è uno dei migliori perché elimina la distorsione della lente, quindi utilizzo o il grand'angolo più ampio oppure il lineare.
Poi lasciare tutto il resto dei parametri così come sono, tranne il limitatore degli ISO a 400. E un'altra funzione importante, attivare lo stabilizzatore, perché fortunatamente questa macchina lo ha e quindi sfruttiamolo. Non si può sfruttare a 4K, ma a 2,7 sì, per questo c'è il 2,7, oppure l'HD per la session. E questo è il primo set di parametri che io vi consiglio per le riprese di giorno. Sì, è comparso l'asterisco. Ricordatevi l'inizio. Andiamo adesso invece al secondo gruppo di settaggi, che è quello per la sera. Naturalmente non possono esserci parametri che vadano bene sia di giorno che di sera, e quindi andiamo un attimo a dividere. Quelli che utilizzeremo di sera sono molto simili, ossia la maggior parte sono uguali. La vera differenza sta nello scegliere realmente di girare in HD il video. Io comunque nel caso della Hero 5 utilizzerò il 2,7K, ma per mantenere una continuità, ma io vi consiglierei di girare in HD, perché così almeno un po' di rumore va a comprimersi. Perché l'altro valore che dobbiamo andare a variare è il limitatore degli ISO, non più a 400 perché di sicuro la camera non ce lo farà, ma metterlo a 1600 ISO. Una cosa da disabilitare è l'opzione della scarsa luminosità. Questa opzione, che trovate nel menu, consente alla GoPro, in caso di scarsa luminosità, di abbassare il numero di fotogrammi al secondo, e questo a noi non sta bene, quindi disattiviamo quella opzione. Un altro valore da cambiare è quello di non girare più a 50 fotogrammi al secondo di giorno, ma girare a 25, perché così cambia anche il tempo di esposizione e ci permette di far entrare un pochino più di luce in camera. Insomma, questi sono gli 8 punti da tenere a mente se vogliamo raccontare una storia con la GoPro durante le nostre vacanze. Naturalmente questi consigli possono essere estesi a tutti i video che possono essere girati con la GoPro, quindi l'unica cosa che cambierà forse è lo zaino. Se volete vloggare con la GoPro è fattibilissimo, infatti può essere attaccato anche un microfono esterno e non tutti lo sanno, grazie a un adattatore che si trova compatibile e originale però forse costa 60 euro, non so se ne vale la pena, però è possibile con questo adattatore poter agganciare un microfono esterno, e quindi la GoPro è una grande macchina e io quest'estate mi ci divertirò. Come al solito in descrizione vi lascio tutti i link alla maggior parte dei prodotti che vi ho elencato, quindi potete cliccarci lì sopra, guardare i prezzi, tenerli d'occhio i prezzi perché a volte scendono un po', quindi vi conviene comprare in quel determinato momento. Insomma, se avete trovato questo video interessante potete lasciarmi un mi piace, che a me fa sempre piacere sapere che quel video vi piace. Potete commentare se avete qualche domanda da farmi, io risponderò con molto piacere. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.